Momenti di paura durante la prima mattina di fronte alla stazione di Venezia Santa Lucia, quando verso le 7:30 due veneziani, con ogni probabilità tossicodipendenti, si sono accapigliati dall'altra parte del Ponte degli Scalzi, non lontano dalla chiesa di San Simeon Piccolo. Uno dei due è rimasto ferito, colpito da due coltellate all'addome e all'avambraccio. L'aggressore, che si è dato alla fuga, è stato fermato dopo alcune ore dagli agenti della Polfer, che avevano in mano una sua descrizione dettagliata fornita da chi ha assistito alla zuffa. Trambusto giovedì mattina per le strade del Lido di Jesolo, quando decine di residenti e turisti hanno assistito all'inseguimento a piedi tra un cittadino marocchino sulla Trentina e gli agenti del commissariato locale, che l'hanno rincorso dal presidio sanitario di via Levantina fino a via Valdobbiadene, dove, alla fine, una volante è riuscita a fermare il fuggitivo. Doveva terminare le visite mediche per poi essere trasferito al CIE di Torino e quindi rimpatriato. Aveva una lunga serie di precedenti penali per reati contro il patrimonio. Grosse difficoltà per la viabilità verso l'una sulla strada statale triestina per un incidente che ha coinvolto tre veicoli all'altezza del chilometro 44. Almeno per un'ora, infatti, gli automobilisti hanno dovuto armarsi di molta pazienza perché la grande arteria che collega il Veneto al Friuli è stata chiusa per permettere le operazioni di ripristino della carreggiata. I mezzi coinvolti nello schianto hanno occupato praticamente tutta la sede stradale. La riapertura solo poco dopo le 14, la circolazione è ritornata lentamente alla normalità. Si trovavano in otto in un mini appartamento veneziano a due passi da Viale Garibaldi nel sestiere di Castello, ammassati in poche decine di metri quadrati tra giacigli di fortuna e condizioni igienico-sanitarie piuttosto difficili. Gli agenti del commissariato San Marco sono riusciti a individuare la base di un gruppo di venditori irregolari. Le posizioni degli otto abusivi trovati tra le calli ora sono al vaglio, ma già si sa che sette di loro non sarebbero in regola con il permesso di soggiorno.